Volete Arezzala Totti, eh? Allora passate da golda.com e applicate lo sconto Il Cina in minuscolo, tutto in descrizione. Bella ragazzi, qui è Il Cina e oggi siamo qui come al solito lunedì con un super pack opening. Oggi mi sento che troverò qualcuno, ragazzi, cioè me lo sento proprio dentro, perché ci sono i pacchetti oro max, premium maxi da 15.000 e quindi sono sicuro che troverò qualcuno. Veramente, quando lo dico è perché è sicuro. Quindi lasciate un bellissimo like. E Rami è il primo. E Overmier, mamma mia, questi giocatori, ragazzi, solo contratti e 4.000 crediti. Grazie FIFA, alla fine mi hai fatto spendere solo 10.000. Sono molto, confido molto in questi pacchetti, ragazzi, ve lo dico. Moia, sempre come al solito. E Bedimo Divani, mamma mia, Bedimo Divani. L'anno scorso era abbastanza buggato, cioè era uscito pure If, mi sembra. Poi vabbè, Ilicic, Moia e per il resto tutti i contratti. Ah vabbè, e DAD e DAD. Dai, dai, che questi pacchetti spariscono tra 4 giorni. Dobbiamo trovare tutte le bellezze che ci sono dentro qui. Gargano, Soriano, Biglia, madonna, Kuzmanovic. Ma che pacchetto è questo, raga? Lo stemma della Roma. Grazie, Roma. Dai, Hazard, ricordati lo spirito di mia zia cinese che cosa ti aveva detto. Nani. Nani quest'anno è andato nella cazzo di Primiera Liga e nessuno lo compra. Era abbastanza, era forte, Nani, su FIFA 14. Sessegnon, il nostro amico Sessegnon. Poi abbiamo Gibbs, che ha giocato appunto contro l'Italia, ricordiamo. Boh. Vabbè, comunque, Diego, Carvajal, veramente le speranze di trovare un IF sono tantissime, eh? E poi oggi è pure giovedì, e sto registrando giovedì perché sono al lago fino appunto a lunedì, cioè oggi, e quindi lo registro prima. In ogni caso è appena uscita la squadra della settimana, quindi non so come mai tutti mi dicono spacchetta dopo che è uscita la squadra della settimana. E quindi niente, qui non si trova ovviamente come al solito nulla, però io vi esorto a lasciare un mi piace e un commento sotto per dirmi un po' come fare a trovare degli if, anche se mi sa che è un problema di account. Dembélé, Jovetic, Kolarov, tutti quelli del... ma mai trovare un Agüero, un cazzo di Yaya Touré, ma no, oh. Cioè troviamo Kolarov e Jovetic sempre nei tutti i fottuti pack. Madò, Fer, sempre solito Fer. Sarai anche buggato, figlio mio, però cioè nel senso non è che si può. Monreal, ma vaffanculo Monreal, chi è sto qua? Dai, Hazarda, Hazarda. Iniesta, Iniesta, mamma mia, non avevo capito che cazzo era. 8.000, 18.000. Madonna, non ci ripaghiamo massimo un pack, cazzo, ne abbiamo fatti 40. Ma Cristiano Ronaldo, scusami Cristiano, non volevo offenderti. Abbiamo trovato Iniesta e questo è un allarme, un campanello d'allarme, che succederanno cose adesso. Fabregas, madonna ragazzi, se lo trovavamo quando c'era mio zio impazziva. Domani vi faccio vedere la foto, così impazzisce, gli mando uno screen che proprio rosica come la cacca, perché lui Fabregas, oh cugino, cugino. In verità mio cugino era lui, però vabbè. Comunque non so se sapete, io ho comprato questo account perché sì ragazzi, l'ho comprato col cazzo che Strutman, col cazzo che appunto me l'hanno dato gratis, come molti dicono, danno gratis agli youtuber. Io sinceramente me lo sono comprato come altri youtuber che conosco. E praticamente c'è questo nuovo metodo, ne approfitto appunto per parlarne. Si tratta appunto di comprare gli account con già dentro i crediti. Io prometto, mi sono preso già 20 milioni fissi, perché comunque con la nuova serie e con questi pack opening che devo fare appunto devo avere un account con tanti crediti. In ogni caso la cosa funziona così: loro ti mandano per email dopo diversi giorni, 1-2 giorni ti mandano per email l'email e la password del nuovo account PSN, EA Sports, Origin, che hanno fatto loro con dentro i crediti appunto, e voi dovete entrare dentro, ovviamente cambiare subito password, domande segrete, cose così, e alla fine avrete il vostro account. Ovviamente cioè nessuno entrerà. Traoré, Traoré ragazzi, mamma mia, 2 metri e 3, mamma.
Poi c'è Sissoko, 1,87 m, ma è buggatissimo, l'abbiamo visto, corre come un porco proprio. E che altro vi volevo dire? L'altro metodo invece era praticamente quello di dare, lo so che è molto più sbatti sta cosa. Oh cazzo! Cazzo! Fanculo! Fanculo! Shitman! Oh! Madonna, mi sono spaventato, raga! La prima volta che mi spavento da solo è di comprare... Oddio! Welbeck! Il nostro amico! Il nostro amico! Aspetta che accarezzo un attimo lo schermo. Ti voglio bene, Welbeck. Grandissimo! Abbiamo trovato Welbeck Sif! Mamma mia! Ve lo avevo detto che succedeva qualcosa in questo pack opening. Welbeck Sif, mandiamo tutti gli oggetti? No, ok, sì. Benissimo, mamma mia, devo assolutamente mettere a rallenti la reazione perché non so neanche che cosa è successo. Questa cosa... Oh, cazzo! Cazzo! Fanculo! L'altro metodo, vi stavo dicendo, è più sbatti, ovvero abbiamo trovato un info. Rosischi, ma non me ne frega un cazzo, Rosischi di merda. Comunque, Valencia, madonna Valencia. 5.000, allora vai a cagare, 91 di velocità non serve a un cazzo. Finalmente ve lo posso dire, quello di dare il vostro account con la password e tutto al sito dei crediti, perché alla fine loro cosa fanno? Ti prendono l'account, ti mettono dentro i crediti, poi te lo ridanno e ti dicono, sono onesti, ti dicono, vabbè, onesti, cazzo, paghi, e ti dicono, cambia subito la password della domanda segreta, una volta che la cambi, eccetera, noi non ne sappiamo più niente, se voi la perdete o che cosa, non potete dare colpa a noi, perché appunto, cioè, voi avete cambiato tutto, e quindi è come se il vostro account vi fosse tornato con tutto resettato, cioè, di password e altre cose, come lo volevate voi, e oltretutto con dentro tutti i crediti che avete comprato. Quindi questi due che vi ho detto sono i metodi principali per comprare i crediti adesso. Non è malaccio, perché alla fine i crediti vi arrivano, non è vero che non arrivano più, eccetera, ma è sempre meglio di quella roba che hanno fatto all'inizio, tutti mezzi rincoglioniti che erano lì a dire dobbiamo fare un attimo i price del il massimo dei price, poi se uno vuole comprare Royce, ma che cazzo stanno facendo? Boh, hanno messo i giocatori consigliati, hanno messo un casino di merda. Invece questi due metodi, raga, vi dico che sono abbastanza decenti. Infatti adesso, se non fosse stato per questi due metodi, uno, non avrei potuto comprare i crediti, due, non avrei potuto portare questo video in questo momento che state guardando, che ho trovato Welbeck Sif, cioè David Luiz, quanto vale adesso David Luiz? Intanto sto scartando molto di più, raga, ve lo devo dire. Invia la lista, lo metti sul mercato, 7.000, non vale un cazzo pure lui, madonna. Comunque, chi è sto coglione? Vabbè. Dai, facciamo così, gli ultimi due pacchetti, raga. Ultimi due pacchetti e poi dopo ci salutiamo, che già oggi abbiamo trovato abbastanza. Chani, Diouf e nient'altro, no? Perché non si sa mai, con le ultime cose non si vede mai chi è che sia, non si è trovato, magari... Dai, l'ultimo pacchetto, lasciate un like veramente, perché ho faticato tutte queste settimane per trovare Matuidi, per trovare un if, quindi ragazzi, veramente, sostenetemi, lasciate un bellissimo like e un commento, noi appunto ci vediamo mercoledì con il Rotucina Team, aspettatelo, e ovviamente il sabato con la nuova serie con Cristiano Ronaldo. Ragazzi, un saluto dal Cina, bella lì. Blu!